Bene, seconda parte di Today Sport, lo ricordo, è la puntata del 18 dicembre 2017. Stiamo parlando del match della quindicesima giornata che ha visto vittoriosi i biancorossi del Caltagirone in quel dello stadio dell'Etna contro l'Adrano, 3-1 il risultato finale. Abbiamo visto gli highlights e stiamo anche, come dire, puntando i riflettori su quelli che sono stati gli esordienti con in testa Giacomo Navanzino, autore di una doppietta ieri, la prima nel campionato di eccellenza. Ma abbiamo anche già parlato di un classe 98 che risponde al nome di Lamarana, sicuramente tra i migliori in campo. Come per dire che, insomma, questo mercato di riparazione, iniziato lo scorso 1 dicembre e conclusosi il 15, è stato piuttosto proficuo per i colori del Caltagirone. Dunque, ridò il benvenuto ai nostri ospiti. Parto dalla sinistra, con i teleschermi stavolta, Massimo Parisi, direttore sportivo, Giuseppe Zago, Marco Lanza, il difensore classe 2000 Daniele Di Martino e appunto il trequartista Giacomo Navanzino. E come preannunciato, stasera abbiamo il piacere di avere un ospite, diciamo d'eccezione, anche se soltanto telefonicamente, ma è già tanto ed è molto importante per noi sentirlo, e si tratta, come dire, di un caltagironese doc che inizia la sua lunghissima carriera calcistica come segretario del Siracusa a soli 26 anni, fin quando poi entra a far parte nel 1970 dell'Atalanta e a quel punto appunto che si trovava in Serie B. Poi esperienze nel Verona, col Torino, dove ha ricoperto pure il ruolo di amministratore delegato, per tornare poi nell'Atalanta, dove per un breve periodo, nel 2005, ha pure ricoperto il ruolo di presidente e quindi anche di direttore generale. È il dottor Giacomo Randazzo. Buonasera, dottore. Buonasera, come Beh, sta? sono stato bravo a riassumere in poche parole la sua. Ha dimenticato la cosa più importante. Probabilmente, che è iniziato nel Caltagirone. Esatto. Ma di questo volevo parlarne dopo. Intanto la salutano i miei ospiti in studio e quindi con in testa Massimo Parisi. La saluto affettuosamente, l'ho sentito oggi e ci siamo fatti gli auguri reciproci, assieme agli auguri gli ho fatto i complimenti perché ha fatto una rivoluzione nella squadra, ma se i risultati sono questi, ben venga questa rivoluzione perché sette nuovi elementi sono venuti a indossare la maglia biancorossa, quindi speriamo bene. Il primo passo è importante. Io a lui, a tutti i tifosi del Caltagirone, al Caltagirone, auguro, toccando ferro o altri attributi, le migliori fortune e la salvezza sicura. Questo è il mio augurio sincero. A parte gli auguri, io so che quando può segue le mie telecronache, quindi che idea si è fatto di questo campionato di eccellenza siciliano e quali sono in termini percentuali, secondo lei, le possibilità che i biancorossi hanno di salvarsi? Insomma, ripeto, la rivoluzione che ha fatto Massimo Parisi è importante. La squadra dovrebbe assumere adesso una fisionomia diversa, più tranquilla, perché quella di prima, da quello che vedevo io da lontano, aveva problemi non tanto di qualità, ma così di concretezza, cioè era una squadra che ogni tanto si lasciava andare a qualche distrazione sia difensiva che in avanti e che hanno portato qualche risultato negativo assieme purtroppo a qualche arbitraggio tipo l'ultimo con Enrico Di Giarre che non è stato per niente non dico obiettivo ma a qualità pochina, effettivamente io vedo la classe arbitrale che c'è in quel campionato che piuttosto così lascia a desiderare e questo ne ha pagato le conseguenze anche il Caltagirone, soprattutto nelle ultime partite. Ora mi auguro che il trend possa cambiare, me lo auguro di tutto cuore e anzi sono molto ma molto fiducioso. Ho visto qualcosa della telecronaca da lei fatta con l'Adrano, ho visto una squadra anche lì un gol annullato, però alla fine magari ci si dimentica perché è venuto il risultato. Quindi mi auguro che questa squadra possa tornare a macinare risultati e a raggiungere
quella salvezza che in ogni caso, ed è questo bene ribadirlo, è un successo importante. Non parliamo di miracoli o di altre cose, ma è un successo, un obiettivo importante, raggiungerlo nelle condizioni in cui si è trovato il Caltagirone, come partito. Io l'ho seguito negli ultimi anni piuttosto da vicino o lontano, diciamo così, e quindi ho seguito le varie peripezie, i vari problemi. Essere riuscita ad arrivare in eccellenza e riuscire adesso a raggiungere un obiettivo come quello della salvezza, vi assicuro, è un obiettivo di grandissimo merito, che va ai dirigenti, a Massimo, al pubblico di Caltagirone. Prima di tornare a parlare del Caltagirone, dottore Randazzo, vorrei aprire e chiudere subito una parentesi a proposito della sua importante quanto lunga carriera tra le fila dell'Atalanta e quindi il fatto di essere, come dire, una colonna portante della famiglia Bortolotti. Allora, è un esempio, lo è da tanti decenni ormai, il calcio nerazzurro lì a Bergamo, in termini di scuola calcio, di qualità che riesce a dare, insomma, al suo settore giovanile, ed è questa la sua principale forza. Si è mai dato una risposta alla domanda perché in Sicilia città importanti quali sono Palermo, Catania e Messina non abbiano saputo emulare, per esempio, una straordinaria realtà come quella dell'Atalanta? Problemi non si possono spiegare in due parole sicuramente, ma è chiaro che al primo posto c'è la mancanza delle strutture, questo è fortitudine. Però non bisogna mai dimenticare che in un certo periodo del secolo scorso, uso il secolo scorso come se fosse chissà quando, Caltagirone ha fatto dei buoni campionati di quarta serie con 6-7 giocatori locali. Questo non va mai dimenticato, ma questo vuol dire che cosa? Che l'elemento locale nasceva a Caltagirone, era curato anche a Caltagirone con i mezzi poveri che avevamo allora, quindi questo non esclude che possono esserci anche adesso, però è chiaro che qui c'è una cultura diversa. A Bergamo c'è la cultura, proprio il ragazzino appena comincia a tirare i primi calci, il suo sogno è quello di arrivare all'Atalanta, questo è già un fatto importante. All'Atalanta, dove poi arriva, c'ha la scuola, c'ha l'albergo riservato a loro, c'ha 5-6 campi riservati a loro, c'ha decine di istruttori riservati a loro, cioè hanno una cura proprio maniacale per il giovane elemento, e questo qui vuol dire avere mezzi a disposizione. Naturalmente non è che si fa tutto per virtù di qualcosa, si fa avendo i mezzi, perché avere i campi, avere le scuole, avere le attrezzature vuol dire tanto, ma alla base c'è questo. E poi, se permettete, c'è questo a Bergamo. Io ci sono ormai dal 70 e dal 70 sono venuti fuori fior di giocatori a livello nazionale e internazionale. Tanti sono andati alla Juventus, qualcuno è andato all'Inter, sono arrivati in nazionale campioni del mondo come Scirea e Cabrini, che qualcuno li dovrà ricordare, sono nati e cresciuti qui a Bergamo. Ecco, questo qui dà la spinta per crescere ancora di più. Se quest'anno l'Atalanta va bene, lo deve al suo settore giovanile, in prima squadra sono venuti fuori giocatori che arrivano dal settore giovanile, e ora Caldara va alla Juventus, Conti e Tessi sono andati al Milan, Gagliardini è andato all'Inter, cioè chi ne ha più ne metta. Ma questo ha consentito alla società prima di comprare lo stadio, cioè è la seconda o terza società in Italia a avere lo stadio di proprietà. E quando si dice uno che c'ha la casa, c'ha già mezzo reddito sicuro. Secondo, ha consentito di mettere fieno in cascina per almeno 2-3 anni. Questa è la sostanza in parole così povere che ci capiamo. E tiene soprattutto, appunto, come già lei lo ha detto, i conti sempre perfettamente in ordine, che non mi pare una cosa indifferente.
Certo, alla base c'è questo qui, perché se l'Atalanta è retrocessa anche, perché alla fine certe volte non tutte le ciambelle riescono col buco, quindi uno fa la politica di giovane, la politica di giovani, come qualcuno di voi benissimo sa, come Massimo sa, certe volte il giovane ha mille problemi di crescita, può andare bene, può anche gli esempi di fallimento di qualche ragazzo, anche qui ne avrei tanti da citare, io ho citato la crema del calcio bergamasco prima, però c'è dietro ogni anno ci sono 100 ragazzi che girano e di questi 100 ragazzi qualche volta non ne riesce nessuno, quindi sono 100 ragazzi che tornano a vivere nei campionati dilettantistici o quasi, o qualcuno riesce, ma la crema vera è sempre rara, molto rara. Bene, è un'autentica, insomma, società da emulare, un qualcosa di veramente molto importante. Ma torniamo a noi, torniamo al Caltagirone Calcio, del quale, fra le altre cose, il dottor Randazzo è, come dire, un'importante memoria storica. Mentre lei parlava, oltre a vedersi la sua immagine, sono scorse anche alcune foto che ci parlano del Caltagirone degli anni 40, degli anni 50. C'era la formazione che vinse il torneo nella stagione 54-55. Ebbene, il dottor Randazzo sta lavorando su qualcosa di veramente molto molto importante, non soltanto sul piano squisitamente sportivo calcistico, ma è un autentico documento storico ed è un libro che spero presto possa andare, come dire, in stampa. Mi ha privilegiato di alcune pagine e io vorrei approfittarne per leggervi la prefazione, giusto per farvi intendere quanto profondo è il messaggio del dottor Randazzo a chi ama il calcio e non soltanto. Una mia particolare aspirazione o debolezza è quella di tentare di raccontare il sogno di un bambino che voleva ardemente vivere il calcio e con il calcio, che da giovincello ha parzialmente disatteso le legittime aspirazioni dei genitori e ha rischiato di perdersi in una vita assolutamente sbagliata e priva di veri significati pur di inseguire la chimera nata dal sogno, che a 26 anni ha conosciuto la musa Retusa, che lo ha introdotto nel calcio professionistico e che a quasi 35 anni ha avuto la fortuna di incontrare sulla sua strada, come per miracolo, una dea bellissima e fascinosa chiamata Atalanta, che lo ha amorevolmente condotto nell'Olimpo del calcio. Non so se un giorno ci riuscirò o se il buon Dio me lo consentirà. Conquistato dal calcio, da quel calcio pionieristico che si giocava alla Villa di Caltagirone con attori importantissimi e degni della massima ammirazione, i miei eroi erano i Parisi, i Mancuso, i Strafalaci, i Palazzolo, i Campagna. Non è nata una passione travolgente che dura, ne è nata appunto che, una passione travolgente che ne dura ancora oggi. La passione mi è stata inculcata dalla Calatina, primo nome della squadra con la maglia biancorossa e lo stemma dell'Aquila. Alla nascita della mia passione dedico questi brevi appunti, buttati giù alla rinfusa e senza un ordine preciso e riferiti al mio Caltagirone, quello che va dalla nascita a giugno 1962. Non è una storia. E come detto in copertina, il libretto non ha finalità commerciali, sono pillole, ingoiate senza prescrizione, sono momenti di vita intensa e coinvolgente. È un tentativo, spero non velleitario, di impedire che la ruggine dell'oblio invada irrimediabilmente gli ingranaggi di una pagina importante della storia della mia città. Con tanto amore e vera gratitudine, il dottor Giacomo Randazzo. Sono parole bellissime, le trovo, dottor Randazzo. Ho letto qualche altra pagina. Mi commuovono adesso, ancora adesso, perché sono sentite veramente. Io ci sto provando. A lei ho spedito una piccola bozza di quello che sto scrivendo, mi sto divertendo soprattutto. Questa è la cosa più importante, lo sto facendo con amore ma con divertimento, perché ogni pagina è un momento della mia vita, perché come ho detto prima ho cominciato bambino alla villa quando si giocava in un terreno arido, durissimo, che è quello della villa, della nostra villa, i giardini pubblici. E poi ci siamo andati al Peppino Alì, al Poggio Fanales,
Poi siamo andati all'Agesilao greco e lì mi piange il cuore vederlo abbandonato, letteralmente abbandonato, che al solo vederlo, non dico altro perché spererei tanto e spero tanto che le autorità locali prima o poi si decidano anche a valorizzare un patrimonio che è patrimonio pubblico, perché abbandonarlo così vuol dire buttare via dei soldi. Comunque, è lì che è cresciuta, che è nata la mia vita fino al 62, perché nel 62, a giugno del 62 ho lasciato il Caltagirone e ho cominciato la vera attività da professionista siracusa. Ma quelle pagine lì, le assicuro, come lei ha potuto notare, sono frutto di un lavoro di grande passione, di grande attaccamento a questa maglia che ce l'ho ancora io, varrà qualcosa, penso che varrà qualcosa, ma la maglia del Caltagirone, perché allora, tanto per far ridere qualcuno, le maglie si facevano su misura. Cioè c'era una signora che abitava in via Vittorio Emanuele, che aveva un piccolo laboratorio e lì facevamo le maglie, e succedeva anche che quelle maglie, il numero 7, ricordo, fu fatto per un certo Bettini, che era piccolo 1,55, il momento in cui quella maglia numero 7 dovete andare a Giovanni Messina, che era il doppio, ci furono dei problemi. Questo era il Caltagirone di allora, e questo lo dico con commozione, perché sono momenti di vita biancorossa. Quindi sto cercando di scriverlo, spero di riuscirci. Non è una storia, perché lontano, non è un libro, è per ora un divertimento, un flash sulla pagina più importante, perché è stata l'ABC della mia attività. Lo faccio sperando di portarlo a conoscenza degli sportivi, non ci sono finalità di lucro, perché non lo metterò in vendita, ma sarà distribuito, spero, a tantissimi che ne faranno richiesta. Comunque ne parleremo più in là. Ecco, io spero che questo momento arrivi presto, magari nel corso del prossimo anno, perché sarebbe un grandissimo regalo del dottor Randazzo alla sua città, a Caltagirone, a tutti gli appassionati sportivi in modo particolare, ma credo che possa anche diventare, come dire, strumento formativo per tantissimi giovani che da quel libro potrebbero attingere, come dire, nozioni molto importanti che loro mancano. La lascio con l'ultima domanda. Il sogno Caltagirone fra i professionisti è destinato a rimanere tale o c'è una possibilità? Guardi, bisogna essere realisti. Al momento il sogno è la categoria, il mantenimento della categoria. E io sono certo che Massimo Parisi, cui è dedicato l'ultimo capitolo della mia fatica, non libro perché è una parola grossa, ci riesca. Ma il vero sogno per ora è questo. Poi da cosa nasce cosa, ma il vero sogno attualmente è quello: salviamoci in fretta, il più possibile in fretta, ma perché cercare qualcosa in futuro. Ma il futuro adesso è campionato di eccellenza. Tanti auguri a tutti e buon Natale soprattutto. Grazie dottore Randazzo, auguri a lei e alla sua famiglia, speriamo di rivederla presto e di insomma poterle stringere la mano. Auguri anche dai miei ospiti in studio. Grazie, buon Natale. Grazie a voi, tanti auguri. Ebbene, è stata sicuramente una presenza molto importante per il nostro Today Sport. Speriamo veramente presto che possa andare in stampa questa opera, perché è non soltanto il racconto di un periodo, quello iniziale, assolutamente importante del calcio caltagironese, ma può diventare, come dicevo prima, uno strumento formativo anche per i giovani. Allora, torniamo nei nostri argomenti, torniamo a parlare di quanto accaduto tra Adrano e Caltagirone. Adesso focalizziamo l'esordio di Pisano, classe 99, giovanissimo. Prego Massimo di iniziare a parlarne, mentre la regia, come sempre guidata da Marco Reitano e Francesco Cascino, mandano in onda le immagini che abbiamo. Ha giocato 30 minuti, ha preso il posto di Marco Lanza. E allora, è
Il ragazzo che ti aspettavi ti ha sorpreso cosa? No, non mi ha sorpreso perché ancora Pisano deve far vedere qual è il suo valore. Troppo presto per dire che cos'è. Ha delle ottime qualità, sono convinto che potrà far bene. Vedremo. È tutto da vedere, è un banco di prova. Allora, a me è piaciuto molto e vorrei chiamare in causa anche Marco Lanza, che di attaccanti se ne intende. E insomma, cioè, si vede subito quando c'è la stoffa, no? E lui ha tutte le movenze, l'aggressività, cerca la porta, del classico attaccante d'aria. Sì, purtroppo abbiamo fatto soltanto un allenamento insieme e poi domenica non abbiamo avuto l'opportunità di giocare insieme perché è entrato al mio posto. Però per quel poco che ho visto mi sembra appunto un ragazzo che per l'età che ha è già abbastanza maturo e fisicamente mi sembra abbastanza forte e determinato. Poi è un ragazzo silenzioso, quindi molto concentrato. Penso che farà bene e spero pure che farà bene. Allora, abbiamo preparato un titolo, una sorta di quesito, vediamo un po' dove ci porta, ma è per far dire ai nostri gentili ospiti qualcosa di interessante. Allora, Lanza 36 anni, Pisano 18, il doppio della metà o la metà del doppio? E coinvolgo intanto Giuseppe Zago. Allora, letteralmente è riferito all'età, però. Ecco, cosa è più importante, l'esperienza o invece il vigore atletico innanzitutto della giovinezza, secondo te? Ma io a Pisano posso solo augurare almeno la metà dei gol che ha fatto in biancorosso Marco Lanza. E effettivamente, ieri ha dato anche una minima prova delle sue qualità e si è visto molto deciso e voleva il gol, si vedeva proprio questo. Intanto vedremo da qui in avanti le sue qualità e quello che realmente potrà dimostrare in campo. Ogni ruolo fa storia a sé, Marco, e quindi, come dire, l'attaccante vive, come dire, un'esperienza interiore diversa rispetto ad altri ruoli. Allora la domanda è chiaro che tu oggi hai, come dire, una maturità in termini tattici straordinaria che 18 anni fa non avevi, però hai perso lo smalto atletico che avevi evidentemente 18 anni fa. Ma qual è il momento migliore di un attaccante anagraficamente parlando? Quando Marco Lanza, se non altro, si è sentito al top delle sue condizioni, diciamo, mentali e fisiche? Guarda, io penso che l'attaccante tra i 25 e i 30 anni è l'età migliore perché comincia ad avere già quei 7, 8, 10 anni di esperienza, però hai ancora il vigore di un ragazzino. Quindi secondo me tra i 25 e i 30 è il top. È ancora molto presto per giudicarlo, Massimo, anche in virtù del test che non è stato eccessivamente probante contro l'Adrano, ma se tu dovessi scegliere una caratteristica in qualche modo, si possa accostare a quella di Marco Lanza, quale sceglieresti di Pisano? Cioè, accostare una caratteristica che ha Marco e cercare di darla a Pisano. No, 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 che tu hai intravisto in Pisano. Ti ho detto in 30 minuti, non riesci a vederlo. Poi domenica devo dire che non sono rimasto contento di tutta la gara. Ti ho detto, sono stato contento del risultato. Poi per il resto è tutto ancora da giudicare. Poi la Marana ha fatto una bellissima partita, ma la Marana. Io lo conoscevo già, quindi non è una sorpresa la Marana. Quando hai fatto, vuoi dirmi Pisano? Pisano ha 18 anni, Pisano verrà e vedremo cosa sarà in grado di fare. Poi se parliamo dei 38, dei 36, 30, quanto ha detto? 36. 36, te ne ho dati due in più, e 18, io direi che non c'è futuro senza passato, no? Ah beh, indubbiamente. E allora, quindi Indubbiamente. fare questa staffetta. È perfetta, una persona di 36 anni che ha Allora, l'esperienza di Marco può navigato come può dare una grossa mano d'aiuto a uno come Pisano, giusto? gioco forza. Tu sei dovuto intervenire nel mercato di riparazione perché tanti infortuni, alcuni giocatori, come dire, non hanno risposto alle aspettative, altri hanno voluto cambiare, diciamo, esperienza.
E adesso ti ritrovi insomma con un gruppo nutrito che ha ulteriormente abbassato l'età anagrafica. Volendo, come dire, involontariamente hai fatto il gioco, no, di quello che è lo spirito del campionato dilettantistico, qual è l'eccellenza. Allora la domanda è, considerato questo, sei soddisfatto, cioè hai la consapevolezza di avere un livello tecnico rispettivamente all'età piuttosto importante adesso? Lo scopo era questo, abbassare ulteriormente l'età, il dato anagrafico, cercare di puntare più sui giovani, ma la cosa che mi fa ancora più piacere è che diversi caltagironesi sono rientrati, tutti i 97, i 96, i 94 sono rientrati e sono qui a formare uno zoccolo duro, mi auguro, per quello che potrebbe essere un futuro diverso. In più si aggiungono altri calatini o caltagironesi, come li vogliamo chiamare, Di Martino 2000, Conti 2000, il Bevilacqua che viene da Gela 99, c'è un altro 99 che ancora deve rientrare, non dimentichiamo Spadaro. Sì, che è un ottimo centrocampista. Benissimo, anche lui, sì. Credo sì. Abbia risolto i suoi problemi e dovrà riniziare ad allenarsi, e quindi un 99 non ho intenzione di perdere. Quindi abbassando l'età media della squadra mi auguro si possa creare la condizione per avere un futuro e quindi avere una base su cui lavorare. Bene, allora sentiamo a questo punto quest'altro frammento di intervista realizzata con Samuel Buoncompagni. E poi scelta di schierare sin dal primo minuto Marco Lanza, che ha deciso insomma di appendere le scarpe al chiodo, e tu, come dire, gli hai dato questa ultima possibilità di esibirsi, lo ha fatto con tanto impegno. Quali sono le parole di intanto non tanto il suo allenatore, ma di un amico, immagino, insomma una persona che lo conosce da tanti anni, per un giocatore che si è sempre distinto con la casacca biancorossa? No, vabbè, ma ha dato sempre l'anima e il cuore quando ha giocato. Poi l'ho voluto premiare, nel senso di farlo giocare dall'inizio, gli ho dato pure la fascia da capitano, ma perché se lo merita, per quello che posso fare è il minimo. Comunque lo ringraziamo per quello che ha dato, poi ovvio che vari problemi personali, insomma, lo stanno portando a questa scelta. Pensavo che comunque completasse l'anno, però devo rispettare le proprie scelte, quindi non mi rimane solo che ringraziarlo. Questo dunque il personale ringraziamento del tecnico biancorosso Samuel Buoncompagni, al qui presente Marco Lanza, al cui dedicheremo proprio la parte conclusiva del nostro programma, che comunque volge al termine. A questo punto possiamo comunque già proiettarci nel girone di ritorno. Adesso ci saranno 3 settimane per, come dire, riprendere la preparazione e quant'altro, ma vale la pena dare un'occhiata al prossimo turno, che si giocherà il prossimo 7 gennaio. Se possiamo andare in onda la schermata, intanto io cerco di recuperarlo anche qui, questo turno, eccolo qua in onda. Allora, la 16ª prima di ritorno, capolista in casa, il Città di Messina contro il Real ACI, dunque Adrano Catania San Pio 10º, Atletico Catania Giarre, Biancavilla Pistunina, Paternò Caltagirone. Questa è la trasferta, prima, saranno 2 consecutive, Avola, Città di Sant'Agata, Rosolini, Ragusa, Scordia, Camaro. Allora, tutte saranno indubbiamente molto difficili le partite, ma particolarmente insomma con quelle, come si dice in gergo, Giacomo, no? Di fascia alta. Tra queste c'è il Paternò, poi il Messina. Bisogna secondo te cambiare spirito, quindi approccio, quando si gioca contro queste formazioni tecnicamente dotate, o comunque non va snaturato il proprio modulo, il proprio modo di giocare? Ma secondo me dobbiamo avere lo stesso atteggiamento con tutte le squadre, anche con la squadra che può sembrare la meno attrezzata. Dobbiamo dare il meglio di noi, perché dobbiamo arrivare al nostro obiettivo, che è la salvezza, prima possibile. Massimo, si farà, immagino, un po' di preparazione. Sono previste delle amichevoli o no? Abbiamo un'amichevole sabato con il Marina di Ragusa. Verranno qui. Sabato?
Sabato sì, alle 3. Sabato, questo sabato? Questo sabato abbiamo organizzato una partita. Quindi 23, sabato 23. Esatto. E quindi questo è un primo, ed è l'unica programmata. E poi ce n'è programmata un'altra, con un'altra squadra che poi lo stabiliremo, parlerò anche col mister e vedremo. Allora, cosa si augura Massimo Parisi in queste settimane? Che tutti quanti quelli che hanno riempito l'infermeria ne escano fuori, che quindi tutta la rosa sia a disposizione del mister, o che invece, come dire, i nuovi arrivati facciano, come dire, passi da gigante in termini tattici ed entrino il prima possibile negli schemi? Tutte e due le cose. Non si accontenta di poco, ma... Avero, ma scusa, mi accontento di poco. Di cosa dovrei accontentarmi? Di avere meno infortuni e che chi in questo momento è entrato in rosa possa integrarsi il più presto possibile. Ma già alcuni lo hanno fatto per caratteristiche, per qualità, quindi va bene, vedremo cosa riusciremo a fare, perché se tu vedi come inizia il girone di ritorno capirai che cosa avevamo detto prima, è diviso in due tronconi, ok, guarda quante squadre del troncone destro giocheranno con quello di sinistra, che sarebbero le squadre che, a partire dal Paternò, ci saranno tutti scontri diretti, mi spiego? Le squadre che cercano di non retrocedere e di scongiurare i play-out affronteranno tutte le squadre che sono dall'altra parte, quindi io mi auguro che noi si possa fare punti anche in campi difficili, e quindi ci siamo attrezzati in questo senso, perché mi piacerebbe poterlo fare. Marco, tu ti sei aggregato a stagione in corso, quindi hai visto un po' tutta l'evoluzione, soprattutto quella negativa, perché sono state tante le partite perse, però adesso da, come dire, un mesetto a questa parte, fatta eccezione la sconfitta interna ad opera del Giarre, ci sono stati segni netti di miglioramento. E allora, cosa ti senti di dire in virtù di questo e in virtù di quanti hanno rinfortito la rosa? Ma guarda, secondo me... tutti gli elementi che sono arrivati potranno dare una grossa mano, sicuramente è servito anche per dare una scossa un po' a chi è rimasto e che magari eravamo un po' entrati in un tunnel mentale più che di qualità, e quindi il mercato di riparazione serve a questo, ma presumo che con questi nuovi innesti il campionato di ritorno sarà altrettanto duro, ma con atteggiamento e risultati diversi. Qual è il rischio che si corre durante la pausa natalizia, oltre a quello di appesantirsi un poco? Ma guarda, in una categoria del genere penso che con la testa non stacchi mai, perché se fai questo errore la paghi duramente, perché già all'interno di una partita non puoi permetterti distrazioni, quindi figuriamoci se soprattutto per una formazione come la nostra, appunto, che ha tutti questi nuovi elementi, questa pausa deve servire proprio per approfittare di questa pausa per oliare, diciamo, i meccanismi con i nuovi arrivati, quindi il rischio è quello di distrarsi, ma noi non penso che lo faremo e non ce lo possiamo permettere. Quindi. Questi concetti sono ulteriormente rimarcati dal tecnico biancorosso Samuel Buoncompagni, che sentiamo in questo ultimo frammento di intervista. Qualche istante, la regia ve lo manda in onda. È tempo di auguri, siamo alla vigilia di Natale, ci sono tre settimane adesso nel corso delle quali, insomma, si è soliti fare una sorta di mini preparazione. Allora, con l'approssimarsi del nuovo anno, qual è l'auspicio di Samuel Buoncompagni pensando, insomma, a tante componenti, no? Perché si facciano delle belle prestazioni, quindi l'organico coeso in termini tattici, il fatto che non ci siano infortunati, cosa spera di più? Vabbè, ma io questo periodo viene proprio, cade a pannello, perché proprio posso lavorare con questi ragazzi nuovi, con il gruppo già che ha deciso di continuare a sposare la causa del Caltagirone, quindi cade a pennello, perché così ho
tre settimane per lavorare tranquillamente, per provare, riprovare, quindi ripeto, possiamo solo augurarci il meglio, poi l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, l'infortunio può capitare sempre, quindi dobbiamo convivere anche con queste cose, comunque ti ripeto, in queste tre settimane cercheremo di allenarci nel migliore dei modi, cercheremo anche di far entrare questi nuovi ragazzi nelle mie idee, nei schemi tattici della squadra. Enzo, diciamo che un girone d'andata all'insegna un po' di tutto quello che ha detto mister Buoncompagni, infortuni, squalifiche, direzioni arbitrali discutibili, rosa dunque ristretta in talune situazioni e quant'altro, e poca fortuna talvolta, e poi però va detto anche tantissimi errori fatti soprattutto in difesa che hanno fatto in negativo la differenza. Giuseppe, errori che non vediamo più. Effettivamente, sono gli avversari scarsi o sono migliorati i biancorossi? No, c'è più concentrazione nel gruppo, i ragazzi si stanno rendendo conto delle proprie capacità, delle capacità del gruppo, della squadra, stanno capendo anche i meccanismi del mister, di conseguenza le prestazioni sono agli occhi di tutti, sono ben diverse e più di qualità. Anche se ieri forse un errorino c'è stato in occasione del gol, forse viziato da un fallo, ad ogni buon conto gli errori sono sempre dietro l'angolo. Allora, ci avviamo alla conclusione di questa puntata del 18 dicembre, come l'abbiamo aperta ricordiamo che Marco Lanza ieri ha disputato la sua ultima partita in quella dello stadio dell'Etna di Adrano e c'è adesso, come dire, un tifoso speciale che gli manda il suo personale saluto che ascoltiamo. Come noto ai tifosi biancorossi, Giuseppe Giangrandi, oggi magazziniere della formazione biancorossa, ma tifoso capo ultra di lungo corso. Commentavamo prima con mister Buoncompagni dell'ultima partita di Marco Lanza, che veramente tanto ha dato con questa maglia. Ecco, con quali parole lo ringrazia un tifoso come noi? Noi lo ringraziamo perché è stato un grande professionista, un ragazzo serio, sempre puntuale negli appuntamenti, sempre persona rispettosa verso tutti i tifosi del Caltagirone. Noi lo ringraziamo di vero cuore di averlo conosciuto, di averlo come giocatore e di averlo come paesano di Caltagirone. Come sempre simpaticissimo Giuseppe Giangrandi. Marco, intanto lo ringrazio tutti i tifosi e ne approfitto per ringraziare anche la società con il presidente Massimo che mi ha visto crescere, quindi per me oggi è un giorno particolare. Ringrazio anche voi che mi avete ospitato diverse volte in questi lunghi 20 anni e niente, che dire, per me è stato un bellissimo viaggio che porterò sempre con me e che comunque per me non finirà come tifoso e come io mi sento ancora parte della squadra, perché comunque anche se non metti le scarpette però io fino a fine stagione sarò accanto a loro a tifare e sarò lì a festeggiare la salvezza facendo tutti gli scongiuri del caso. Allora, noi non abbiamo preparato nulla di particolare in termini di marcature, considerato che quest'anno ha giocato poco, quindi era inutile andare a scavare nel passato, insomma, che i tifosi biancorossi conoscono molto bene in termini di attaccante, quello di Marco Lanza. Però ci è parso emblematico scegliere alcune immagini del match di ieri, che lo ha visto capitano del Caltagirone giocare per un'ora, e poi c'è stato questo virtuale, ma non tanto, passaggio del testimone che sottolineano queste immagini nella clip montata da Francesco Cascino e da Marco Raitano. Guardiamo attentamente.
Niente, no, ho davvero poche parole. Comunque, sono prima o poi arriva per tutti questo momento. E la cosa che mi fa stare bene è che comunque è una cosa che poi ho potuto scegliere per motivi che vanno al di là del calcio. Che diciamo che oggi finisce la carriera da, tra virgolette, calciatore, fra poco inizierà la carriera da papà, e quindi questo è il motivo principale che mi porta a questa scelta, dedicare più tempo alla mia famiglia, che comunque ringrazio in primis mia moglie che mi ha sopportato in questi ultimi 6 anni con questa passione. E niente, che dire, grazie a tutti davvero. È il popolo biancorosso che ringrazia te, ovviamente l'avventura di genitore è tanto straordinaria, immagino, quanto onerosa. E allora concludiamo con un'ultima parentesi, un'ultima battuta di Massimo Parisi. Quando si raggiunge, come dire, la consapevolezza che è arrivato il momento di smettere, cosa scatta nella mente? Non puoi farlo più, ti rendi conto che la vita è cambiata anche il tuo modo di vivere, e quindi dai delle priorità che non possono essere solo quelle calcistiche. Marco ha dato tanto al Caltagirone, lo ha dato sempre con grande amore, grande affetto e grande disponibilità. È una scelta un po' triste, mi sarei aspettato che facesse passare tutto l'anno, perché sono legato a lui, come lui lo sa, e quindi avrei preferito che lui rimanesse con noi per tutto l'anno, ma rimarrà con noi per tutto l'anno, ma avrei voluto che si allenasse e non mollasse del tutto. Però capisco anche che certe scelte, se si fanno, io la feci anche a 36 anni di smettere completamente, quindi capisco. È dispiaciuto del fatto che non è riuscito a resistere tutto l'anno. Comunque credo che ci seguirà lo stesso, e i miei ringraziamenti per Marco sono del tutto personali, perché mi segue da parecchio tempo. In questi 4 anni è stato con me sia nei momenti belli, non so quali sono stati i momenti belli ancora, io non riesco a trovare quali sono. Io e Marco siamo stati assieme nei momenti brutti, e continuiamo a vivere momenti di tensione brutti, però con la soddisfazione di aver raggiunto qualcosa. Siamo partiti dalla prima categoria, siamo arrivati in eccellenza, Marco ha deciso di smettere, ma ha smesso in una categoria che riflette il suo valore, e quindi almeno ha voluto smettere raggiungendo l'eccellenza. Quindi lui sicuramente lascia la squadra in eccellenza. Quello che poi saremo in grado di fare noi lo vedremo. Eh sì, è un passaggio di testimone infatti importante, una responsabilità importante che si assume chi direttamente o indirettamente l'ha presa in consegna. Bene, siamo ai saluti, e sono saluti immagino augurali. Iniziamo da Giacomo Navanzino, il tuo personale augurio a chi desideri. Ma mi auguro intanto alla società, speriamo di salvarci il prima possibile. Continueremo a allenarci in queste vacanze, non smettere mai di allenarci. E di non perdere dunque la concentrazione. Daniele Di Martino? Ma il mio augurio alla squadra, alla società e a tutti i tifosi biancorossi. E basta. Beh, auguri anche a te. Grazie. Marco, adesso gli auguri, oltre ai saluti. Io faccio gli auguri a tutti i tifosi biancorossi, a tutti i cittadini di Caltagirone, ai qui presenti, a voi, alla redazione e alla mia famiglia. Auguro di passare delle serene feste in famiglia e basta. E ci rivedremo l'anno prossimo per commentare qualche partita insieme. Anzi, ti vorrò vedere, quando sarà possibile, in postazione di telecronaca, per magari commentare lì dal vivo in diretta quanto sta accadendo sul campo. Con piacere. Giuseppe Zago, allora abbiamo più volte sottolineato l'importanza in termini comunicativi che ha il tuo ruolo, curatore della pagina Facebook, tanti sono i sostenitori. Ci sono novità, possiamo preannunciare qualcosa per quanto riguarda l'anno che sta per arrivare? Allora, annunci ancora non li possiamo fare, però presto sicuramente
avremo l'intenzione di poter lanciare delle iniziative che ancora di più possono avvicinare i tifosi e i cittadini di Caltagirone alla squadra. Intanto porgo a loro gli auguri nostri, della nostra società e di tutti i ragazzi, e sperando di vederli costantemente al campo, non solo la domenica, ma anche durante la settimana, durante gli allenamenti. Bene, concludiamo con Massimo Parisi. Beh, loro hanno fatto gli auguri ai tifosi, io faccio gli auguri agli addetti ai lavori e ai non addetti ai lavori, di un buon anno e di un buon Natale. Sereno. Noi speriamo di fare un anno sereno, cercando di raggiungere l'obiettivo, però in questo momento per le sante feste è bene augurarlo alla città, agli sportivi e ai non sportivi, alla redazione tutta. Grazie. Bene, a questo augurio ovviamente mi associo anch'io. Chiudiamo qui la puntata del 18 dicembre 2017 di Today Sport, che torna ovviamente il prossimo 8 gennaio, quando parleremo poi di quanto accaduto in quel del Falcone Borsellino di Paternò, tra Paternò e Caltagirone. Grazie per insomma essere sempre fedeli e seguaci del nostro programma settimanale, che io dico sempre in maniera, giusto per non prenderci troppo sul serio, è come dire un programma scacciapensieri, ma talvolta può anche essere dell'altro, perché in fondo non si vive di solo pane. Sereno Natale, a presto.